Ciao a tutti amici, benvenuti su Crea God Simulator. Questo è un gioco dove noi siamo praticamente un dio e il nostro obiettivo è di creare una grande città in cui tutti venerano non solo noi, ma anche la nostra religione. Allora, bene, Map Seed non lo so, lasciamo così com'è. No, devo fare qua. Enter map seed number. Così. Ah, ok, funziona. Vabbè, vediamo un po'. Madonna mia. Ma che è? No, ma dobbiamo trovare un buon posto per far spawnare il nostro altare, che sarebbe come il nostro centro città. Ma qua ci dice: frustrata, sei finalmente sveglio. Sono la guiding light con la luce che ti guiderà. Benvenuto su Creo. Tu sei un individuo raro che può aveva un canale di potere con i poteri. Cioè posso veicolare i poteri degli dei, quindi sono un individuo raro. E con i giusti rituali anch'io posso diventare un dio. Basta nelle tradizioni di Creo. Tu puoi essere un nuovo leader di questo insediamento. Non tutti possono prendere il comando degli elementi. Che dice le icone? Allora, vediamo un attimo le icone, giustamente. Willpower sarebbe la forza di volontà che si fa in base alle preghiere. La popolazione. Vabbè. 12 villagers totali. E il cap. Che tipo di villagers? I lavoratori, i seguaci, il calendario, infrastrutture. Vabbè, dobbiamo prima costruire tutto un altare. Inspiration al menu, trade menu e a demolish. Questo è il nostro magazzino. Qua non ci sono tante pietre. Forse qua è la cosa migliore. Che dice? Vabbè, avevo detto il somma. Ah, se ci sta una pietra che ha, questa fa una preghiera, gli possiamo rispondere. C'è una fiammetta blu in testa. Ok. Io direi di iniziare qua per prendere tutte queste risorse. Vengo. Veramente vengo. Allora. Facciamo subito. Fermate. Facciamo subito. Facciamo subito due falegname. E le fattorie. Assieme alle case facciamo almeno 3, poi possiamo abilitare i lavori. Continuiamo a fare case. No, noi abbiamo i willpower, in cui se andiamo su Inspiration al menu noi possiamo creare, possiamo sviluppare le tecnologie. E io direi che facciamo in meno. È un gioco molto tranquillo, ti rilassi. Bene.
con la pioggia abbiamo aumentato i nostri raccolti e avuto più seguaci e appena i bambini diventano adulti si convertono direttamente in lavoratori che servono per la nostra economia. Quindi diciamo che c'è stato un piccolo momento di crisi, ma stiamo andando bene. Appena possibile faremo le strade. Adesso possiamo vendere e comprare cibo, legna, pietra e metalli. Ottimo. Diciamo che i poteri divini, se usati bene, ti danno una grande mano. Quindi non è affatto male. Facciamo stone mining per poter fare così la cava. E forse qua mi fa. Nel complesso diciamo che è un gioco ovviamente semplice, ma non nel senso dispregiativo della parola, perché comunque sia, tutto sommato, è un gioco dove sei sempre attivo, puoi sempre fare qualcosa oltre ad aspettare. In certi sensi, questo Crow God Simulator mi ricorda The Settlers 5, l'eredità dei re. Dove tu devi aspettare. Era sempre un gioco strategico in cui devi creare il tuo insediamento, devi creare i tuoi edifici, la tua armata, devi raccogliere le tue risorse. Ma rispetto ad un Age of Mythology, ad un Age of Empires, è un gioco molto più tranquillo. Nel senso che è un po' più lento. Godevi, tra virgolette, di tutto. Quindi diciamo che in un certo senso anche Crow Code Simulator mi ricorda questo tipo di set. Quindi scusate. Quindi io credo che sia un gioco da non poter portare online, ma non perché sia brutto, ma perché è un gioco lento e quindi in quanto tale nella società di oggi in cui tutto deve essere veloce, io questo video dovrei tagliarlo almeno 4-5 volte per far sì che sia di vostro gradimento, per non annoiarvi, però alla fine state vedendo semplicemente gli NPC in pochi pixel che stanno raccogliendo legna, cibo e pietra e che vendono, come dire, le cose nello shop. Quindi alla fine posso capire se poi insomma, il video non è che sia così ben, no, apprezzato, però visto almeno da tutti. Questo è il pozzo che si potrebbe fare benissimo qui, cosa che farò. Ci mettiamo due lavoratori, così in caso di incendio, perché qualcuno potrebbe buttare un fulmine da un momento all'altro. No, comunque, a parte scherzi. A me piace, partendo dal presupposto che a me piace molto. È un gioco che innanzitutto ti devi piacere come è sviluppato, come prendi le risorse, insomma, ti devi piacere veramente tutto. Un po' come The Settlers, perché può non piacere questo andamento lento del gioco, magari
una cosa più veloce, insomma, in qualche modo. Quindi diciamo che se ti piace ascoltare la musica, rilassarti a giocare a questo gioco, perfetto. Questo gioco fa per voi. Se invece volete una cosa più veloce, questo non è il gioco che fa per voi. Ma c'è una bella progressione, poiché è il mondo che pare piace a te, con i settings che avete visto prima durante la creazione della mappa. Diciamo che c'è roba, non è che non c'è, c'è, c'è e si vede. Io adesso voglio vedere che succede. Appena abbiamo 2500 di willpower, buttiamo un bel meteorite e chiudiamo il video, perché credo che sia giusto dare un po' di azione. In complesso io a questo gioco darei un bel 6 e mezzo, perché nonostante tutto c'è una bella progressione che si vede quando accumuli le risorse per bene. Dobbiamo stare attenti al cambio di generazione, perché non abbiamo più bambini, sono tutti adulti, abbiamo già due anziani. Dobbiamo costruire più case, dobbiamo costruire più che altro con mossa chiave. Aspettate. Quanto sta? Small temp. Ah, qua. Small willpower. Perché per avere più willpower per poi prendere questo. Patience. Ok. Coming soon. Ma? Vabbè. Queste sono quelle là che abbiamo adesso, e quindi va bene. Vabbè, ragazzi, vabbè, non lo buttiamo proprio sulla città, però, che sennò va brutto. Voglio buttare qua. Quindi mo qua che cosa, niente, cioè torna tutto normale, cioè non c'è un cratere, una cosa, no. Ma come? Ci ho fatto tutto questo perché pensavo di vedere un cratere. Comunque, se abitassi in questo villaggino e vedessi un meteorite cadere esattamente qui, vicino al mio villaggio, io me ne andrei. Sinceramente. Però, vabbè. Va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, date un'occhiata a questo gioco, anche perché è gratis. Quindi, se vi piace, vi ha accaparrato un bel giochino. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.